several thousand questions. Orizzonti Olimpici. Storie. Giovanna Trillini. La scherma, storia antica come antico l'uomo, una maniera d'etro tanto nobile che non poteva che sublimarsi ai nostri giorni in uno sport appassionante e raffinato. Di quelli che una volta provati ti calzano addosso e non ti mollano più per il resto della vita, per giunta. E proprio in quanto disciplina sportiva ai limiti dell'arte, la scherma ha trovato nel nostro paese la sua patria d'elezione e nel nostro paese ha generato una nutrita schiera di campioni e assi della lama, ma soprattutto fenomeni assoluti come Nei Donadi o la dinastia dei Mangiarotti. Basta scorrere gli albi d'oro per rendersene conto. Trionfi a ripetizione, miti nati e cresciuti sul rosa della Gazzetta, pagine epiche che si sono aggiunte per oltre un secolo al grande libro dello sport italiano. Il fioretto femminile ha portato il suo contributo di eleganza e di prestigio con la vittoria di Irene Camber a Helsinki 1952 e con quella di Antonella Ragno a Monaco 1972. Dopo la quale, tuttavia, per lunghi anni, il tricolore è sembrato non voler salire sul pennone più alto, almeno nei giochi olimpici, accarezzandolo e sfiorandolo in un paio di occasioni senza mai poterlo raggiungere. E poi arrivò Giovanna Trillini da Jesi, Nostra Signora delle Olimpiadi. Giovanna impara presto a riconoscere i rumori della palestra, il suono secco degli acciai che si incrociano, le urla di affondi riusciti o andati a vuoto, gli incitamenti e rimproveri dei maestri. Impara presto a riconoscerli e ad amarli, a farli suoi. Sono arrivata alla scherma grazie al maestro Ezio Triccoli, che ha fondato il club scherma Jesi e che era mio zio, e ai miei fratelli, che andavo a vedere in palestra sin da piccola. Poi mi è capitato di rompermi una clavicola e dovendo scegliere uno sport che mi aiutasse a recuperare i movimenti, abbiamo abbinato le varie cose, racconta Giovanna riandando ai suoi esordi, vissuti sotto la guida di Triccoli, un gentiluomo d'altri tempi che aveva iniziato a tirare di scherma nel campo di prigionia inglese di Zonderwater in Sudafrica. Usando dei bastoni, anche se a raccontarlo oggi sembra una fiaba. La ragazzina è dotata di un talento naturale incontenibile e si rivela subito una potenziale fuoriclasse. Nel 1986, a 16 anni, entra già nella storia della scherma come la più giovane campionessa italiana assoluta di fioretto, piazzandosi poi seconda nel campionato del mondo giovanile di Stoccarda. Passano 3 anni ed è finalmente oro, ma è solo l'inizio.
Several thousand questions. Nel 1991 a Budapest Giovanna vince Coppa del Mondo e titolo mondiale individuale e a squadre. Ora l'obiettivo diventa l'Olimpiade di Barcellona, ma nel febbraio a Torino, a 5 mesi dai giochi, un incidente sembra vanificare ogni speranza. Lesione del legamento crociato anteriore sinistro, ricorda la fiorettista jesina che alla fine, grazie alle cure e alla forza di volontà, riesce a partecipare, sia pure con la gamba bloccata e irrigidita da un tuture. Chiudere certamente così. Vorrebbe dire la sconfitta senza reazione. Un'esperienza molto bella e particolare Barcellona. Poter prendere parte per la prima volta ad un'Olimpiade, vivere tutto quello che un'Olimpiade rappresenta, è stato indimenticabile. Da che non si prospettava neanche la semplice partecipazione al vincere due medaglie d'oro. 29 secondi, 28. Azione, se ci possono. Avevo visto la pallina rossa. Ci possono separare dalla medaglia d'oro. 27 secondi, per un attimo abbiamo sperato che Giovanna avesse messo a segno la sua terza stoccata. E c'è la stoccata. Momento delicatissimo. Sì, perché Giovanna ignora il dolore e conquista un oro storico battendo la cinese Wang Weifeng dopo un incontro al cardiopalma, in cui in netto vantaggio si era vista raggiungere dall'avversaria a 7 secondi dalla fine. Questa volta l'attacco della cinese accorcia le distanze. 3-2. Giovanna è terribile, ha una. Vediamo, Giovanna all'offensiva, c'è la stoccata messa a segno dalla cinese Wang, a 6 secondi dal termine, 3 pari, direi per tutti, per il pubblico, per il clan degli italiani che si era trovato, direi probabilmente anche loro a 24 secondi dal termine avevano pensato che fosse finita la sofferenza. Invece le reazioni, io ho detto, questa atleta è terribile, bisogna sperare che adesso Giovanna trovi la zampata classica, quella che le ha permesso di vincere il mondiale. Prende subito l'iniziativa, vediamo. Sempre più ferma sulle gambe la Wong per essere precisa dalla partenza. Ancora Giovanna che con un coraggio leonino assume immediatamente l'iniziativa, in fondo capace di queste accelerazioni incredibili. Quello rapidissima. Che le è riuscito meglio fino a sulle gambe, momento. Dicevi giustamente Michele, appare ferma ma in realtà è una scelta. In questo momento ecco la tappa di Nella torrida nottata di giovedì 30 luglio 1992, il Palau de la Metalurgia di Barcellona risuona del suo urlo di vittoria. La Plaza de Catalunya si riempie come per magia di tricolori e il suo volto sorridente compare nelle cronache televisive di mezzo mondo. Qualche giorno dopo il miracolo si ripete e Giovanna trascina all'oro olimpico la squadra intera, la prima di quelle formidabili formazioni che tuttora dominano la scena mondiale. E l'ingresso nella storia dello sport italiano avviene in maniera irripetibile. Mai nessuna atleta azzurra era riuscita a bissare l'oro nella stessa edizione dei giochi, estivi o invernali che fossero. storiedisport.it Piccola Venere. Mix time, voglia di leggerezza, generazioni. È lui la tua inquietudine. I Camaleonti, precedentemente denominati Mods e Beatniks, sono un complesso musicale italiano nato negli anni 60 come parte del movimento musicale del beat italiano.
dei Camaleonti vanno ricercate a Santa Tecla di Milano, nella band di Memo Remigi e nella formazione Le Ombre di Augusto Righetti. È il chitarrista Ricky Maiocchi che, sul finire del 1963, nella prima interpella il giovane tastierista Tonino Crepezzi e nella seconda il chitarrista Gerry Manzoli, il batterista Paolo De Ceglie e il bassista Livio Macchia, proponendo loro di creare un nuovo gruppo musicale. Prendi il bene che mi do. Il genere scelto è la musica beat, nata poco prima in Inghilterra e rapidamente diffusasi in Europa e negli USA. Dammi il bene che non ho. Nel 1965, dopo aver definitivamente scelto la denominazione di Camaleonti, il gruppo si presenta al primo raduno beat milanese, dove viene notato da Michi Del Prete, collaboratore e paroliere di Adriano Celentano, che offre ai Camaleonti un contratto con l'etichetta Kansas, casa discografica che gravita intorno al clan Celentano, fondata dallo stesso Del Prete e da Domenico Serengai. Il successo arriva quasi subito, cavalcando il fenomeno beat con Chiedi Chiedi e Shalalala, cover di La 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 La, del gruppo messicano-statunitense di Blenders, che nel 1966 vende 40.000 copie. Chiedi, chiedi, ti sarà dato, tu che hai solo le mani vuote, prendi, prendi il bene che ti do. Dopo la defezione di Ricky Maiocchi, che si dedica alla carriera solista, l'anno d'oro è il 1968, in cui raggiunge la vetta delle classifiche di vendita con L'ora dell'amore, versione italiana di Homburg dei Procol Harum. Questo brano diventa un inno dei giovani di allora e rimane al primo posto della classifica dei dischi per 10 settimane, vendendo 1.600.000 copie, successo bissato da Io per lei, cover di To Give di Frankie Valli, che arriva al nono posto, e di Applausi, nuovo primo posto con 900.000 copie vendute. L'orologio della piazza ha battuto la sua ora. Con Mamma Mia, scritta da Mogol e Lucio Battisti, con Viso d'Angelo, scritta da Pace e Panzeri, e poi con Eternità, presentata al Festival di Sanremo, in coppia con Ornella Vanoni, che nella versione della band milanese arriva fino al secondo posto in Hit Parade e resta in classifica per 13 settimane, il complesso si affaccia agli anni 70, al massimo della sua popolarità. Questi sono anche gli anni dei dischi d'oro, delle maschere d'argento e di altre attestazioni varie. La formazione ritorna ufficialmente in quintetto con l'ingresso di Dave Sumner, già facente parte di Primitives di Mal, e dei Cyan Tree di Patti Pravo. Perché ti amo e sta nascendo un mezzo sentimento, dolce aria da incosciente. Nel 1972 partecipano a Un disco per l'estate, ma vengono esclusi dalle finali. Sono presenti al Festival di Sanremo con Come sei bella nel 1973 e nell'estate dello stesso anno vincono Un disco per l'estate con la canzone Perché ti amo, altro primo posto in classifica per settimane. Come sei pulita, si risveglia dentro me il poeta. Per un attimo di verità. Seguono nuovi successi a Canzonissima con Amicizia e amore, a Un disco per l'estate 1975 con Piccola Venere e due partecipazioni al Festival di Sanremo con Cuore di vetro 1976 e Quell'attimo in più 1979, con la quale arrivano terzi. Perché ti amo, io non lo
so, ma stai sicura che non dormirò. Dave Sumner decide di lasciare il gruppo nel 1981, sostituito da Vincenzo Mancuso. Nel 1985 Vincenzo Mancuso si separa dal gruppo, avendo intrapreso un'impegnativa collaborazione come musicista e poi anche come produttore con Francesco De Gregori, e permette l'ingresso al giovane, all'epoca 27enne, Valerio Veronese, valente e preparatissimo chitarrista tutt'oggi in formazione. Nel 1993 tornano al Festival di Sanremo cantando, insieme ai Dick Dick e Maurizio Vandelli, la canzone nostalgica Come passa il tempo, che anche se viene eliminata riscuote un discreto successo. Il vuoto della vita è grande come Nel 2009 i Camaleonti partecipano alla trasmissione di Rai 1 I migliori anni, condotta da Carlo Conti, e intraprendono un tour invernale in Canada, riscuotendo un grandissimo successo. Il 25 settembre 2013 partecipano al concerto per festeggiare i 50 anni di carriera di Gian Pieretti. Allora ragazzi, siamo con Samuela Sardo per presentare Belle Ripiene. Siamo in un posto stupendo che è la terrazza del Bernini Bristol. Mix time, voglia di leggerezza, generazioni. Samuela Sardo è un'attrice italiana. Debutta giovanissima in teatro nel 1982 in Casa di Bambola di Henrik Ibsen. Successivamente lavora nel cinema e soprattutto in televisione, prendendo parte tra l'altro alle due stagioni della serie TV di Italia 1 Chiara e gli altri, 1989-1991, e alla terza stagione de I ragazzi del muretto, 1996. Dal 1996 al 1998 è protagonista della soap opera di Rai 3 Un posto al sole, nel ruolo di Anna Boschi. Nel 2000 è nel cast con il ruolo di Elvira dell'opera prima di Enrico Brignano, Si fa presto a dire amore. Perché lo dicevo, è una cosa che ho combattuto tutta la vita, da piccolissima, perché mia madre mi rimproverava. Addirittura mi ha cambiato scuola dalla pubblica alla privata, perché io dal primo giorno sono tornata a casa e ho iniziato piano piano con la cadenza romana e mia madre mi ha... L'anno seguente è protagonista di una puntata di Una donna per amico 3 ed è Silvia nella serie in onda su Rai 2 Compagni di scuola. Con lei anche Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Cristiana Capotondi.
Diciamo che la vera e propria cadenza, il romanesco proprio non ho mai parlato, ho fatto staccato grosse difficoltà quando si è trattato. Con incantesimo 7, 2004, arriva la consacrazione. Proprio grazie al ruolo di Giulia interpretato nella fiction, si aggiudica nel 2005 la Telegrolla d'Oro. Viene riconfermata insieme a Walter Nudo come protagonista di Incantesimo 8. Nel 2006 lascia la serie TV ed è protagonista di Terapia d'urto, film televisivo della serie Crimini. Nel marzo 2011 è protagonista con Tosca d'Aquino e Nicoletta Romanoff dello spettacolo teatrale Smetti di piangere Penelope. Si tratta dell'adattamento di una commedia francese per la regia di Massimo Romeo Piparo. Nel 2016 è nel cast di Attese e cambiamenti per la regia di Sergio Colabona. Il film affronta con i toni leggeri della commedia il tema dei mutamenti che avvengono in una coppia quando si cerca una gravidanza. Messi anche dal lavoro, perché comunque un'attrice è l'addizione, per cui anche lì togli di, no, l'accento. In particolare la Sardo interpreta Anna, una donna omosessuale che con la sua compagna Tina, Roberta Giarrusso, cerca in tutti i modi di avere un figlio. Nel cast anche Martina Stella e Paolo Conticini. Senti, salutiamo il pubblico e lo invitiamo con l'accento romano. Cioè, ah, con l'accento romano. Ah, che cattiva che sei. Ah, belli. Mini romanzo della vita sulla terra di Biagio Baggini, edizioni Sonda 2020. E se fosse la vita stessa a parlarci della vita sulla terra? Se la vita fosse un personaggio, una protagonista assoluta, che attraverso milioni di anni scrive la sua biografia, è proprio quello che ha immaginato Biagio Baggini in questo insolito mini romanzo della vita. Il libro, divertentissimo, è un contenitore di informazioni precise dell'evoluzione sulla Terra ed è diviso in due parti, anzi in due vite, la vita di prima e la vita di poi. Prima, che all'inizio si chiama Zero, è una scintilla di vita che arriva sul nostro pianeta 14 miliardi di anni fa, insieme ad una pioggia di asteroidi, quando sulla Terra non c'era proprio nulla. Patisce il caldo e il freddo, poi di nuovo il caldo, fino alla comparsa dell'acqua. Grazie all'acqua, prima comincia a conoscere le piccolissime molecole che la circondano. Le molecole
molecole decidono di unirsi, diventano una cellula e dalla cellula la vita comincia a sbocciare lentamente dentro il mare. I piccolissimi organismi sviluppano l'attrezzatura per nuotare, un codino e delle pinne, ma prima è sempre la più avventurosa e decide di salire in superficie per avventurarsi fuori dall'acqua. Tutto questo dura milioni di anni, ma all'inizio il concetto di tempo non c'era ancora, semplicemente la vita e l'evoluzione procedevano in avanti senza curarsi delle ere. Fuori dall'acqua prima sviluppa delle zampe e poi le trasformazioni si fanno via via più complicate. Diventa un anfibio, un rettile, un uccello, infine un primate e queste evoluzioni durano milioni di anni. Come i primate, prima scende finalmente dagli alberi dove si era rifugiata dopo la scomparsa dei dinosauri e impara a vivere con altri individui della sua specie, formando dei gruppi e quindi delle comunità. Scopre l'arte, il fuoco per cuocere il cibo, i vestiti, l'agricoltura e la pastorizia. I discendenti di prima, che ha lasciato un pezzettino di sé dentro ognuno di loro, si sparpagliano e poco per volta colonizzano tutta la terra. La vita di Poi, invece, inizia nella culla della civiltà, nella terra fra i due grandi fiumi, il Tigri e l'Eufrate, la Mesopotamia. Grazie a Poi, che ha creato tutte le cose ed è venerata come la dea della natura, apprendiamo com'è nata la scrittura, com'è nato il commercio, i grandi viaggi e la filosofia. Infatti, dall'antica Mesopotamia all'antica Grecia, il passo è breve, o almeno lo è per Poi. Dai primi insediamenti umani, Poi ci accompagna nella storia dell'uomo. Dall'antica Grecia passiamo all'Impero Romano, al Medioevo, al Rinascimento, all'Illuminismo, all'Ottocento, fino allo sbarco sulla Luna e, perché no, l'arrivo su Marte nel 2030. Insieme a lei conosciamo personaggi illustri e assistiamo a grandi scoperte e invenzioni straordinarie, però la vita a cui hanno dato vita prima e poi è un dono che va rispettato sempre. Poi incontra le menti eccelse della nostra storia, Leonardo, Linneo, Darwin, Einstein, e con loro ragiona sulla presenza dell'uomo sulla Terra. Una presenza che è diventata sempre più ingombrante per la Terra stessa. Possibile che tutti i suoi discendenti hanno perso il rispetto per il pianeta che li ospita? Un
un bellissimo romanzo sull'evoluzione da leggere tutto d'un fiato per capire come siamo giovani rispetto all'età della Terra e comprendere dove sono stati fatti tutti quegli sbagli a cui bisogna rimediare. Contro se stessa, Federica contro il tempo, mancano 25 metri alla fine, qua deve provare a continuare a dare il tutto per cercare di timbrare la pratica per l'Olimpiade di Tokyo. Ultimi 5 metri invece per Federica Pellegrini e vediamo il tempo, 56,69, abbondantemente sotto il limite per Tokyo, e Federica per l'ennesima volta, cioè eccola qua. Scusate, che non sono stati dei mesi semplici, già per me comunque nuotare 1,57 anche alto così. Non è stato così facile da accettare, però c'era tanto lavoro da fare, quindi c'era anche il dubbio, comunque tanta rabbia ieri per quel decimo, perché ho detto potevo fare il tempo ieri. C'è ancora meglio perché è nella mia gara, quindi... Sì, poi sono contenta del tempo, di tutto, perché siamo veramente in linea con tutti gli altri campioni. Italiani che abbiamo fatto tra marzo e aprile gli anni scorsi e quindi sono molto contenta. Sono tante, mi fai ripiangere un'altra volta, vado via, ciao!